Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, cioè stasera, parliamo di Lazio Parma che adesso è sul risultato di 1 a 92esimo e 36 secondi. Veramente nel secondo tempo ho visto un gran Parma e una Lazio deludente nel secondo tempo. Invece nel primo ho visto una bella Lazio, Parma, lo sappiamo, gioco di traversa molto indietro, molto difensivo. E poi segna Marco Parolo il primo gol. Intanto finisce qui, non ancora. Segna il primo gol Marco Parolo, al 30° e qualcosa, non ricordo esattamente, precisamente. Poi nel secondo tempo arriva il gol all'80°, mi sembra all'80° e qualcosa. Arriva il gol del Parma, meritato perché stava attaccando, ha colpito anche Legni. Che ci hanno negato già l'1-1 già da prima che segnassero. Attenzione Correa, si trascina fuori, l'arbitro fischia e Lazio passa ai quarti di finale contro l'Atalanta e niente, la Lazio continua a vincere, convince. Vediamo a quante vittorie è arrivata di fila. Aspettate. Tre vittorie consecutive in campionato più questa in Coppa Italia, siamo a quattro vittorie consecutive da parte della Lazio, cioè veramente una bella striscia di vittorie e la Lazio continua questo percorso, questa striscia di vittorie. Niente, continua a convincere con la prestazione però un po' meno perché nel primo tempo si è vista una bella Lazio ma nel secondo un po' meno. Però si è sentita molto la mancanza di Luis Alberto che è stato operato, mi sembra che è finita la stagione per appendicite, non lo so. Aspettate un attimo. Poi parliamo anche del gol del vantaggio della Lazio. Del gol del vantaggio della Lazio che arriva con l'autogol di Colombi. Ma io ho visto. Per me era un bellissimo di Muricy, ma non so perché hanno dato l'auto di testa, non so perché, lui ha saltato di testa, lui ha fatto tutto, hanno dato l'auto di testa a Colombi, Simone Colombi, scusate, leggiamo un po' le statistiche partita, 12 tiri la Lazio, 9 il Parma, comunque partita veramente equilibrata, tiri in porta 4 Lazio, 3 Parma. Possesso palla 51 il Parma, 49 la Lazio. Veramente ho visto un bel Parma che secondo me con Daversa si potrà salvare. Il Parma che la prossima di campionato la giocherà contro la Sampdoria. E
L'avversario della Lazio in dei quarti di finale di Coppa Italia è l'Atalanta. Un avversario che adesso, vabbè, poi fino a quando si giocherà, non lo so se si riprenderà di nuovo la dea. Adesso l'Atalanta sta attraversando un buon periodo particolare e invece la Lazio continua a vincere. Già l'abbiamo detto prima, niente, grande carattere della Lazio, perché quando ha pareggiato il Parma non ci ha riso, è iniziato ad attaccare di nuovo. Mentre poi arriva l'autogol di Colombi, che per me è gol di Muricy, poi non so, per me era già fatta per il supplementare. Ho detto attacco un po' dopo il video, vediamoci prima i supplementari, se no il video verrà lunghissimo. Poi se andranno nei calci di rigori, li guardiamo stesso. Nel video in diretta, invece no, all'89esimo segna e niente supplementari, niente calcio di rigore. Ripeto, un gran Parma, sicuramente rammarico per i tifosi del Parma, vabbè, però devono lottare per la salvezza, perché se andiamo a vedere la classifica di Serie A del Parma, sta a 13 punti, a pari punti con il Torino, un punto solo per la salvezza, che sta il Cagliari a 14 punti. Il Parma con D'Aversa veramente si potrà salvare. La prossima ha un'altra partita difficile contro la Sampdoria, però ha dimostrato di essere una bella squadra. Una bella squadra, vabbè, però con il gioco molto difensivo, però dimostrando di essere una bella squadra, e con D'Aversa penso che riuscirà a salvarsi. E niente ragazzi, il video può finire qui, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, e niente ragazzi, ciao ragazzi.